E un altro giovane di 37 anni che a letto e si alza e dice: ma signore Romaggio, ci sa Margherita che mi accompagnava, ci sa Margherita Romaggio, potremmo camminare, essere liberi, andare dove vogliamo. Dice: vero, padre Giorgio, se noi come famiglia ci pensassimo, ecco, alle persone che sono più svantaggiate di noi. Quindi allora la carità, però l'amore non finisce mai. Questo è un vostro gesto perché voi come Lions siete abituate all'altruismo e quindi mi fa piacere anche che sempre inventate cose nuove e trovate sempre cose nuove. Mi ricordo anche a San Nicola l'Arena che passando ho visto sempre dei Lions un contenitore dove si metteva anche la plastica anziché buttarla per terra. Quindi voi sempre, ecco, avete il pallino della fantasia, dici qua possiamo fare questo, là possiamo fare quell'altro. E quindi continuate perché questa è un'opera, ecco, certamente per chi crede, è un'opera anche benedetta dal Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci ha fatto nascere la tentazione, ma liberaci dal male. Signore, benedice il Lions, e quindi significa non solo l'associazione, ma anche le famiglie di questi associati del Lions, e benedice anche questa banchina dove troveranno veramente un punto di fermo, di ristoro anche, e di discussione, di colloquio, e anche di piacevolezza per chi dice: guarda, hanno pensato anche a noi. Il Signore benedica voi e prossimità del Santo.